Siamo a Mosciano Sant'Angelo e questa è la direzione generale della Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano. Andiamo a conoscere questa realtà che ha 6 filiali nella provincia di Teramo. Siamo con il presidente della BCC Adriatico Teramano, Antonino Macera. Presidente, parliamo della storia della BCC, della storia di questa BCC. Questa BCC nasce nel 2000. Tra la fusione della BCC di Atri e la BCC di Mosciano. Erano due realtà similari, ovviamente fu una fusione strategica non certamente necessitata e quindi quella fusione poi ci ha dato ottimi risultati perché la crescita oggi della BCC dell'Adriatico Teramano è esponenziale ed è evidente attraverso anche l'esame dei bilanci, ma non soltanto dei bilanci, ma anche della risposta che riusciamo a dare, le risposte che riusciamo a dare al territorio e quindi alle realtà economiche di riferimento. Da un paio d'anni fate parte del gruppo ICREA, cosa significa entrare a far parte di questo gruppo? Il gruppo ICREA è una SPA costituita per rimodulare il sistema del credito cooperativo a livello nazionale e nasce con l'idea di mantenere le realtà del credito cooperativo e quindi delle singole BCC, nello stesso tempo di dare comunque una funzione importantissima alle stesse BCC con un bilancio consolidato e con un patto di coesione sottoscritto tutte le BCC nei confronti della SPA, in maniera tale che la SPA poi riesce, come sta riuscendo, ad offrire tutti prodotti migliori, assistenza informatica migliore e soprattutto anche la capacità di rendere il sistema delle BCC concorrenziali sul mercato. E tutte le BCC ovviamente sono azioniste dell'ICREA, quindi l'ICREA è il prodotto e la proprietà sostanzialmente delle BCC che ne fanno parte. Qual è la mission della BCC e la filosofia che anima la vostra BCC? È una semplicità estrema, è quella di svolgere la propria attività tra virgolette commerciale sul territorio di appartenenza e soprattutto tenendo conto delle realtà locali, economiche che ne fanno parte. E noi ci dedichiamo soprattutto alle piccole e medie imprese che oggi non vanno assolutamente sottovalutate perché sappiamo benissimo che da sempre hanno costituito e costituiscono il tessuto più importante non soltanto di una realtà regionale come l'Abruzzo ma del sistema economico nazionale. E quindi noi ci dedichiamo essenzialmente a queste tipologie, ovviamente alle famiglie. Poi ovviamente quando vi sono operazioni importanti, sempre di carattere territoriale, ma che coinvolgono operazioni commerciali di grande rilevanza, le BCC non rimangono fuori, entrano in gioco attraverso una serie di energie o di sinergie o con le altre BCC o con il stesso gruppo bancario ICREA. E questa è anche la funzione importante che oggi l'ICREA riesce a dare al sistema economico nazionale. Una sinergia con le BCC, la capacità della BCC di riuscire ad attrarre una clientela anche importantissima sotto il profilo dei numeri economici e nello stesso tempo poi di coinvolgere il sistema nazionale per meglio assistere quell'azienda. Quindi si riesce a conciliare questa presenza nazionale, certo, questa appartenenza anche al gruppo ICREA con la presenza sul territorio, ovviamente, di essere grandi e piccoli. Ecco, questa è la diversità. Tenga conto che il sistema che è stato creato con il patto di coesione, che è abbastanza complesso, ma io a grandi linee glielo dico, consente essenzialmente di avere un gruppo bancario che da un lato, come dicevo prima, mantiene l'essenza del credito cooperativo, ma dall'altro fa la sfida alla modernità. Ed è un sistema unico nel panorama soprattutto europeo, è unico, perché è vero che in Europa vi sono altri sistemi di credito cooperativo, ma sono rimaste autonome, ogni banca vive per conto suo, la sua individualità, il suo patrimonio, il suo gruppo istituzionale di riferimento per la tutela dei depositanti. Nel nostro caso abbiamo ampliato questo aspetto, abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo appunto costituito questa sinergia e soprattutto questa nuova formula che, ripeto, è unica nel panorama nazionale ma che sta dando buoni frutti. La pandemia ha cambiato tante cose e continua a cambiare tante cose. Come banca, come avete risposto a questo momento così difficile? Allora, la pandemia ovviamente ha dato dei problemi e sappiamo tutti di quale entità. La banca ha saputo rispondere in maniera ottimale. In che senso? Che intanto abbiamo continuato a mantenere le quote di mercato e soprattutto ha continuato ad assistere quelle aziende che potevano comunque avere delle difficoltà in riferimento appunto a questa problematica sanitaria.
Nello stesso tempo abbiamo avuto la capacità di attingere molto alle provvidenze statali, quindi alla possibilità di consentire alle piccole e medie imprese di avere la BCC come punto di riferimento per attingere a quelle provvidenze che conosciamo tutti, agevolate per consentire loro quindi di rimanere sul mercato e di riattivare le proprie attività all'indomani della fine della pandemia. Quindi diciamo che sostanzialmente non soltanto non abbiamo avuto problemi di carattere economico, ma abbiamo avuto la capacità di inserirsi bene in queste provvidenze statali e fare come questa trade union tra la provvidenza statale e le necessità del territorio. In questo momento così significativo, come si compone la redditività? La nostra redditività non da oggi, da sempre, questo è un aspetto che ci tengo molto a sottolineare, si compone esclusivamente per attività commerciale. Significa che tutto quello che la banca riesce a guadagnare e che trasferisce il patrimonio, perché qui non ci sono dividendi che vengono dagli azionisti, che sia ben chiaro. Quindi noi accresciamo il patrimonio, accrescendo il patrimonio accresciamo anche la solidità della banca e la tutela sempre dei depositanti. Lo facciamo solo ed esclusivamente attraverso attività commerciale, perché è vero che diciamo il sistema creditizio nazionale, ma non solo nazionale, oggi è molto proiettato sotto il profilo finanziario. Però questa proiezione finanziaria fa venir meno un'attenzione, o quantomeno un'attenzione più attenta alle esigenze dell'economia reale. Noi siamo attenti alle esigenze dell'economia reale e la nostra redditività deriva appunto da questo tipo di operatività. Quindi siamo molto dinamici sotto il profilo reddituale, ma perché facciamo attività commerciale e non speculativa. La BCC Adriatico Teramano come guarda il futuro? Lo guardiamo come abbiamo visto ieri, guardiamo il domani. Se noi riusciamo, sempre e comunque, a mantenere la banca a livelli di operatività attuali, mantenendo sempre e comunque una struttura di competenze, perché la nostra struttura è piena di competenze, così come l'abbiamo oggi, io credo che continueremo a servire il territorio così come l'abbiamo servito ieri, l'altro ieri, lo serviamo oggi, lo serviremo anche per il futuro, sempre tenendo conto che l'accrescimento delle competenze va di pari passo con l'accrescimento delle capacità delle piccole e medie imprese di essere competitive sul territorio, ma anche la capacità della banca di comprendere esigenze nelle piccole e medie imprese. Sostanzialmente c'è una rivoluzione all'interno della banca. Non è più la banca che risponde alla richiesta del cliente, ma è la banca che accompagna il cliente affinché quella richiesta sia la più ottimale per le sue necessità. Il cliente non vuole essere un numero? Assolutamente no, ma il credito cooperativo non ha mai usato numeri con la clientela. È uno dei nostri punti di forza, nonostante oggi la tecnologia consente di avere strumenti totalmente diversi, ma noi abbiamo comunque un rapporto continuo e diretto con la clientela, appunto facendo riferimento a quello che dicevo prima, cioè l'assistenza immediata e diretta che non può prescindere dal contatto personale. Lo strumento informatico è fondamentale, lo strumento tecnologico altrettanto fondamentale, ma questo non può far prescindere il rapporto banca-cliente a livello personale. Siamo nella sala riunioni con il direttore generale Tiberio Censoni, col quale facciamo una passeggiata guardando queste belle immagini dei comuni dove ci sono le vostre filiali, partendo da? Giulianova. Abbiamo la filiale in Viale Orsini, abbiamo 4 dipendenti. Poi abbiamo? Poi siamo ad Atri, dove c'è anche la nostra sede legale. Anche qui uno sportello con 4 dipendenti. Una bellissima immagine riportata qui in questa sala e poi andiamo. Poi c'è Mociano Sant'Angelo, dove abbiamo 2 filiali, una sotto la stazione, dove siamo noi qui anche con la direzione generale, con 4 persone di sportello, e poi il Mociano Paese che occupa 2 persone. Sì. Proseguiamo, adesso siamo ce ne andiamo qui a sul Roseto. Mare. Sì. Roseto degli Abruzzi, 4 persone in filiale. E poi c'è cronologicamente l'ultima nata, Pineto, dove abbiamo anche qui 3 persone. Quindi l'organico, diciamo, delle filiali è quello che ci siamo detti poc'anzi. Bene direttore, adesso ci spostiamo perché ho altre cose da chiederle e dopo questa passeggiata andiamo nel suo ufficio. Perfetto.
Direttore, dopo questa, chiamiamola così, passeggiata virtuale tra le filiali, è il momento di parlare di dati, i dati di questa banca più significativi. Sì, allora, banca diciamo che amministra circa 360 milioni di euro tra raccolte e pieghi. E sono dati che registrano una crescita costante nel tempo, negli ultimi anni cresciamo a due cifre, quindi con margini veramente molto importanti. Devo dire che il nostro lavoro viene apprezzato a livello di clientela, generalmente ciò avviene in tutte le filiali, quindi non c'è qualcuno che si contraddistingue. Questo ci fa piacere perché vuol dire che il format che abbiamo impostato probabilmente piace, quindi siamo contenti di questo, insomma. Ne parlavo poc'anzi anche con il presidente, l'importanza e la vostra forza che siete una vera banca del territorio. Assolutamente sì, per statuto noi abbiamo tra l'altro l'obbligo di operare nel territorio dove siamo presenti con le nostre filiali, nei comuni limitrofi, quindi rappresentiamo veramente la banca del territorio, a contatto con la clientela del territorio. Conosciamo personalmente i nostri clienti, quindi abbiamo anche questo vantaggio, se vogliamo, no? Che accompagnato poi a tutte le varie analisi numeriche che dobbiamo necessariamente fare, comunque ci aiuta nel poter interpretare e capire le situazioni. I servizi che offrite alla clientela, vogliamo ricordarli? Sì, noi siamo una banca commerciale tipica, quindi servizi classici, risparmio, investimenti, qualsiasi natura, sia rivolti al privato che rivolti alle imprese. Nel periodo pandemico chiaramente siamo stati in grado di assistere i clienti attraverso le varie misure che il governo ha messo in campo, per cui siamo stati impegnati in maniera anche molto particolare nella concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato, no? I famosi prestiti 25.000, poi aumentati a 30 garantiti da MCC. Stiamo continuando ancora su questa linea perché comunque le misure rimangono ancora usufruibili, per cui stiamo facendo veramente un bel lavoro, siamo soddisfatti insomma di quello che stiamo facendo e dei risultati che stiamo ottenendo. A proposito di agevolazioni, si parla sempre di più di bonus, super bonus per fare ristrutturazioni. Voi come vi ponete? Allora, noi abbiamo sottoscritto un accordo con il nostro istituto centrale di CREA, attraverso il quale riusciamo a vendere i crediti fiscali a Enel Gas e Luce. Per cui attraverso una triangolazione sostanzialmente riusciamo a mettere in piedi operazioni anche di questo tipo, chiaramente, con appunto Enel Gas e Luce che compra il credito fiscale. E il tutto poi viene valutato da una società esterna che si occupa di tutta la parte tecnica. E quindi noi interveniamo con i cosiddetti operazioni bridge, ponte, cioè in attesa che il cliente rientri in possesso del credito, interveniamo noi con dei finanziamenti spot. Si dice sempre che la BCC è una grande famiglia, ha fatto riferimento ai vari dipendenti quando ci ha illustrato le varie filiali, vogliamo dire qualcosa su questa grande famiglia? Guardi, mi fa piacere che mi fa questa domanda perché effettivamente ci contraddistingue un rapporto tra tutti molto molto amichevole, mi passi il termine. Non le nascondo che molti di noi siamo amici anche al di fuori del rapporto di lavoro. E per cui si creano quelle situazioni che sono, a mio avviso, importanti poi per ottenere risultati sul campo. E io sono molto contento, ecco, dell'impegno profuso da ciascuno. In fondo, diciamoci anche la verità, cioè se i risultati vengono è perché il merito è di chi poi sul campo si va da fare, si corce le maniche la mattina, come si dice, alza la serranda, per cui noi possiamo dare direttive, possiamo dare indirizzi, possiamo coordinare, però ecco, poi sul campo ci sono i colleghi che tutte le mattine incontrano le persone, incontrano i clienti e devono affrontare e risolvere le problematiche. Questa famiglia così unita vi dà anche più forza per le nuove sfide, e ce ne sono. Nuove sfide ce ne sono, assolutamente sì, contiamo sicuramente sulla forza e la coesione all'interno della struttura tra il personale, contiamo sulla competenza che comunque il personale ha
e contiamo sui programmi che il Consiglio di Amministrazione ha per quanto riguarda il futuro e per quanto riguarda, diciamo, essere sempre più presenti nel territorio, essere sempre più una realtà importante e significativa.